Signori e signore, buonasera. Nel ringraziarvi per essere stati con noi finora, vi invitiamo a restare in nostra compagnia con i programmi della nostra emittente. Dagli studi di TV Prato in Via Roma, va ora in onda, va ieri in onda. Coprimi la piazza, eh! Aspetti, certo. Ma sta mia ripigliando. Eh? Che sta ripigliando? No, non si ripiglia mia. Ah, no, vai, c'è tempo, vai. Ma come adesso? Che dice a lui? Io. Che tu vuoi dire? Che mi apra la piazza, sennò quando mi porto dietro e ti sbardoro un news. Senti, io poi che posso, se tu mi porti un lenzuolo, io ben volentieri a coprirti la piazza. Ma un lenzuolo. Insomma, fai che tu puoi. Ti sarà lo stesso, io. Brava, sì, te la giuro. Buon profilo. Sì, Basta, uno, due, tre, quattro, no, ne manca due. È un divieto. Ah, sì. Allora, che comincio subito io. Sì, ma voglio dire io. Ah, buonasera. Che siamo belle. Siamo in onda. Allora, che mi ha fatto vedere anche Andero della maniera... Che tu sei esagerato. Mamma mia, la voce. No, zitti tutti allora, comincio io allora. Signori, buonasera. Io ve la do ora perché, come sempre, è tardo un po' in entrare in carburazione. Ma però, vogliatemi bene lo stesso. Che serata stasera. Bambini miei, è una serata bellissima. Ci sa dei personaggi, dei fatti e delle scenette che proprio le suscitano entusiasmi a non finire. L'è improntata al Caffè Chantant. Gli è tutto un programma. Però per ora non vi dico altro, io vi dico solamente gustatevela per bene e tutti a sedere con noi. Si comincia subito con i nostri menestrelli che vi fanno sentire proprio un pezzo adatto alla nostra trasmissione.
c'era pezzo migliore. Ecco, guarda, stai andando lì. Ma lo so, ma quando si dice alle 10 bisogna arrivare subito a bomba. Allora, l'avete sentito, i menestrelli vi hanno subito trasportato in quel mondo magico e incantevole che è il Caffè Chantante. E guardate, allora, con le nostre canzoni e la vostra fantasia, noi vi trasporteremo davvero in quel bel mondo. Allora, il primo cantante, che stasera è di opera, dell'ultimo arrivato, e lo fa cantare subito per primo, il nostro signor Paoli Paolo, che vi farà una bella canzone e delicata. Ascoltate. Sarai tu, soltanto tu, ancora tu. Sempre tu lo sai, ti attenderò. Se mi chiamerai, da te verrò. Sentirò nel cuore, sarà per te, solo per te, Bene Paolo. Allora, chi vi presento ora? Vi presento il cantante che suscita sentimenti e passioni. Siccome mi rimprovero sempre che io gli fosse sempre una presentazione scherzosa, stasera invece mi voglio dilungare su di lui in una presentazione seria. Vi ho detto che suscita sentimenti e passioni, perché? Perché gli è innamorato di Prato e lui vuol bene a Prato in modo straordinario. Compone le sue canzoni, se le canta, e chi meglio di lui se le può interpretare? Rodolfo Baccini. Grazie Rosati, grazie. Prendo un attimo per salutare alcuni amici che mi hanno chiesto, i barristi in special modo, perché so che in questo momento non li sto a rammentarli tutti perché mi hanno telefonato e vogliono che li rammenti, ma o barristi, cercate di tirare un po' più la manovella e fate il caffè buono, poi il resto va da sé, via. No donne no, stasera niente donne. E in special modo il bar della Porta del Serraglio, che lo gestisse mio fratello Alberto. Ciao Alberto, grazie per l'ascolto. A tutti gli amici presento la mia canzone, Com'era verde la valle della Toscana.
com'era verde questa valle della Toscana. Era un giardino che profumava di mille fiori, dalle colline spirava un vento di tramontana, portava a noi il profumo di tutti i pini in fiore. Per le tue strade ho trascorso tutta la vita mia, se chiudo gli occhi un istante io mi rivedo ancora. Le cose belle che amavo il tempo ha portato via, su questa terra adesso ascolto le mie canzoni. Dalle colline scorreva il fiume, nelle acque chiare c'era la vita dei pescatori. Con il progresso tutto è cambiato, sulle sue sponde non c'è più l'erba e nemmeno un fiore. Ma se tornasse solo un istante la gente mia, nel rivedere questa terra dove ha lasciato il cuore, il frutto del suo lavoro è stato strappato via, per arricchire fabbriche immense con lo suo sudore. Tutti gli abeti dei suoi giardini sono ingialliti, così pian piano ne moriranno anche tutti i fiori. Mille veleni sono nell'aria che respiriamo, per il progresso morirà il frutto del nostro amore. Sono nell'aria che respiriamo, per il progresso morirà il frutto del nostro amore. Grazie. Allora, intanto mi preme ricordare che qua tuttora esiste questo bel concorso che i fratelli Cianchi mettono a disposizione di chi ci scrive una bella chitarra, una chitarra proprio per chi vuole imparare a suonare, e venite da noi dopo, a noi si accetta volentieri. Allora, affrettatevi a mandare le cartoline, ce ne giunge tante, con tanti stimoli, con tante cose, chi è bravi, è un po' meno, insomma, noi si accetta i consigli, i suggerimenti, e basta lesino, insomma, anche critiche costruttive. Dove devono scrivere? Qui a Musica al Centro, si iscrive a Musica al Centro in via del Serraglio, col vostro nome e cognome. Oh mamma, c'è stasera, oh mamma è venuta a trovarci, ragazzi, Ferraro dice, oh guarda la Mara, Mara Bellona, Mara. Oh, guarda Mara, una sorpresa questa maniera maggiore di esta tu non ce la potevi fare. Signori, la Mara, chi non, insomma, noi la si conosce bene, ma chi non la conosce di voi? Senti l'oro, Mara! È stata con noi in tanti spettacoli. Oddio, naturalmente ora se è qui. Che ve l'ha ricordato una canzoncina la faceva la Mara? Maestro, di sì. Che la ce la faresti per non? Senti Mara, intanto noi ti ringraziamo adesso. Tu non puoi immaginare con quanta emozione io e te abbia qui dopo tanto tempo, si è fatto degli spettacoli. Insomma, era un po' la nostra beniamina la Mara. Poi per ragioni contingenti la ci ha dovuto lasciare, ma comunque ora io innanzitutto, guarda, mi preme ringraziare Renzo e gli vorrei mandare un bel applauso e un bel saluto a Renzo che gli ha permesso di farla venire con noi. E così devo dire, Mara, sono bello e commosso, non dico più nulla, sai che ti lascio insieme a me nel serietà a cantare per noi. Tieni Mara, via. Che a fare un salutino. Brava, fallo come tu vuoi. Vorrei salutare e mi bambola, mia mamma, le mie ognate, i miei ognati, sì, e mio cognato Valerio. Valerio, mi raccomando, su, eh? Bene, ora insieme a me ne stiamo.
Ecco il personaggio che ora mi accingo a presentare. Forse a molti di voi è sconosciuto perché è abituato a operare in ben altre zone. Quest'anno specialmente gli è stato richiestissimo. In Versilia ci ha fatto 3 mesi di fila e se lo contendano da un teatro ad un altro. Basti pensare che per il 1979 ha avuto l'Oscar quale migliore cantante dell'anno 79. Il migliore cantante dell'anno, pensate, qui con noi. Lui è stato tanto gentile e durante i suoi show a Viareggio di invitarci, c'era io, i Mungai, Giotto, io però l'altra settimana, e varie volte ci ha fatto cantare nei suoi show. Ora, noi si era un po' titubanti, gli si è detto, ma che insomma, invitarlo lì che verrà, ma lui gradatamente e ben volentieri ha accettato di cantare con noi. Signori, vi presento Bruno Luci. Bruno, io ti ho ringraziato prima e ti ringrazio ora. So che tu sei operatissimo di lavoro, tu sei qua e noi ti ci ho fatto un grande piacere. Mi riprometto, invece che farti cantare magari 2 canzoncine come tu canti stasera, di averti una serata tutto per noi. Va bene, io ti ringrazio, naturalmente il discorso che ti ho fatto ieri sera, siete stati molto simpatici, vi ho conosciuto e certe volte viviamo anche di queste cose. Bravo, mi fa piacere sentirtelo dire. Allora, come primo pezzo, un successo alla fine della strada. Come secondo pezzo, una canzone di Julio Iglesias che tu canti molto bene. Se tornassi. Bravo. Che torni ogni sera a parlare con me, tu mi domandi l'amore cos'è, quando la luna passò io non ricordo, non so, lei mi domanda che ancora mi disse di sì. Vieni, vieni, vieni che la fine della strada c'è l'amore per te. Vieni, vieni, vieni se ti senti innamorato, vieni, vieni con me. Quando la luna passò, io non ricordo, non so, forse quella voce nella notte non sentirò mai più. Strada che ha visto il mio amore morire così, forse a un altro ragazzo lei dice di sì. Quando la luna passò io non ricordo, non so, lei mi domanda che ancora mi disse di sì. Vieni, vieni, vieni che alla fine della strada c'è l'amore per te. Vieni, vieni, vieni se ti senti innamorato, vieni, vieni con me. Quando la luna passò, io non ricordo, non so, forse quella voce nella notte non sentirò mai più. Grazie professore, torni ancora ad arraparci, ad allietarci. No, grazie, grazie, grazie. Allora, a questo punto noi si sarebbe quasi giunti al momento
di quasi portare al termine, ma prima di portare al termine questa trasmissione io vorrei fare operare ancora il nostro onnipresente gioia fraternale che con una bella canzone di Aznavour ci fa sentire morire d'amore. Sento sfuggirmi dalle dita ogni appiglio della vita. So già quel che spetta me, morir d'amore, visto che il mondo mi accusa. Ogni altra via resta chiusa, non saprai quando me ne andrò. Morir d'amore, morir d'amore, è il mio unico giorno con te. Pagarlo al prezzo più alto che c'è, ma chi mi capirà non mi condannerà. La gente piena di problemi, piccole idee, soliti schemi, dentro cui io non entrerò. Morir d'amore, per amare te fino in fondo, posso dire basta al mondo, e sarà logico per me. Morir d'amore, ormai sui miei pensieri è scesa la rabbia triste della resa, ma non so rinunciare a te. Morir d'amore, morir d'amore, andare via senza tanti perché, dove posso portare con me solo ciò che eravamo noi due, che eri tu. Non ci sarà un altro incontro, tu eri l'alba ed io il tramonto, rimpiangendo te. Morir d'amore, morir d'amore, morir d'amore. Si è trasportato nel nostro caffè concerto. Prima di lasciarvi vi leggo il pensierino della sera, perché non di un caffè chantant si legge di uso suo. E quando a un vigile si leva i guanti, quella è una multa e un ci son santi. Dopo il pensierino, questa è la nostra sigla. Mi preme invitare ancora tutti quelli che hanno partecipato. Il Paolo Paoli dietro le nostre spalle, Rodolfo Baccini, Mara, Bruno Luci, Franco Melani, Ciolini Renato, Mario Maggesi, professore Gioia Fraternale, e coloro che vogliano
partecipare alla nostra gioia possono venire insieme a noi. Venite, venite. Venga signore, venite. No, 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 siamo soliti in questa maniera. Venite, andiamo, venite, venite.